ragazzi, sono Daryl e sono tornato con un nuovo gameplay qui sul canale di Granonauts. E oggi sono con un commentary non in live, vi parlo sopra a un video registrato e brevemente vi introduco la partita. Praticamente si tratta di una game mancata, sono morto a 21 uccisioni e in un modo stupido, alquanto stupido, e diciamo che ho rosicato molto perché ci tengo tantissimo a portarvi una game dopo averne fatta la mia unica game, averla fatta ma non averla registrata su PS3. In quanto il cinema purtroppo non c'è proprio adesso che riesco a fare una game. Comunque vabbè, ve la porterò sicuramente perché ci vado sempre più vicino a farvene una. E vi dico che questo gameplay soprattutto è su PS4, l'ho scaricato tramite il game capture della PlayStation, anche se non me l'ha scaricato tutto, perché innanzitutto non mi ha scaricato tutti e 15 minuti. Se l'avessi scaricato tutti e 15 sarebbe stato tutto il gameplay. Ma oltretutto non mi ha scaricato tutta la partita, quindi comunque sia. L'importante è che il succo della partita è stato scaricato, perché comunque fino a 21 quando muoio si vede, quindi non vi perdete il succo appunto. Però appunto sto prosicando perché non mi ha preso tutta la partita, comunque vabbè. Meno male che non era una game, perché se era quella game rosicavo ancora di più. Comunque veniamo subito al primo argomento di cui voglio parlare oggi, le prime impressioni che ho avuto sulla next gen. Diciamo che tutto sommato sono impressioni buone quelle che ho avuto. Perché praticamente il salto che c'è di grafica, di fluidità, di tutto quanto dalle old alle next si sente tantissimo. Non, anche io vedendo i video prima di quelli degli youtuber che avevano già comprato prima la next gen non avevo notato nessuna differenza, perché comunque su YouTube non si nota la differenza, è perfettamente uguale, perché comunque YouTube poi diciamo livella la qualità dei video per tutte e due le console, quindi è come se stesse vedendo lo stesso gameplay della PlayStation 3, non sapreste neanche riconoscerlo. Quindi, però vi posso assicurare che giocandoci la differenza si nota tantissimo, ma soprattutto sentirete una leggerezza nel gioco, proprio mentre, quando, per esempio su Call of Duty, io ho giocato principalmente a questo, sentirete che allo sparo c'è proprio una leggerezza che è difficile spiegare, ma quando provate comunque lo capirete. L'unica appunto pecca che ho trovato fino adesso in questa console, ovvero io parlo della PS4 in quanto gioco solo sulla PS4, è il fatto che ogni tanto perde di frame, c'è un abbassamento repentino di frame che dura quei 2 secondi, che dà un po' fastidio, ma comunque sia non dà grossi problemi, non inficia al... che termini che sto usando? Al gameplay appunto, all'esperienza di gioco. Quindi questo è l'unico difetto, e poi questo difetto del tasto share, che la clip non me la salva quasi mai tutta, e non capisco il perché. Rosico un po' perché ogni volta poi quando premo il tasto share devo sperare che mi ha preso tutto il gameplay, quando in realtà dovrebbe essere così. Comunque qua vedete che sto per arrivare al primo specialista, perché praticamente ci arrivo 2 volte. La prima volta vengo ammazzato subito appena preso specialista, la seconda volta non arrivo a 21 e poi muoio a 3 uccisioni dalla game, perché usavo comunque inflessibile. Se vi state chiedendo qual è la classe, non me la chiedete per favore nei commenti, ma c'è sta all'inizio quando la scelgo, anche se non è la classe che sto usando in questo momento, ma comunque è una classe buona per fare una game appunto. E poi appunto volevo dire 2 parole sulla situazione che c'è attualmente che riguarda YouTube appunto, perché sono molto addolorato da quello che YouTube sta facendo ultimamente, perché pensavamo che con Google Plus avevamo raggiunto il massimo, l'apice, e invece non, praticamente YouTube aveva in serbo per noi ancora altre cose peggiori, e questo è il copyright. Sinceramente è veramente una cosa incredibile, perché non riesco a capire il motivo di tale decisione appunto. Io adesso non vado a ripetere tutte le cose che hanno detto gli youtubers, perché andrei a ripetere le stesse cose, ma sono cose logiche che anche la persona più stupida al mondo potrebbe capire. Se io sto facendo un gameplay di Call of Duty o sto facendo un gameplay di qualsiasi altro gioco, ti sto in un qualche modo, io youtuber, non parlo di me perché io comunque non ho un seguito, noi Granonauts non abbiamo un seguito tale da poter fare pubblicità a giochi. Ma se parliamo di un Gabbo, di un Dread, ma anche dello stesso Frax, e vediamo, e diciamo, e hanno per esempio
la media di 10, 15, 20.000 visualizzazioni a video, se non Gabbo e Dredd anche di più, anche 50.000. Quando fanno un video su Assassin's Creed oppure su The Last of Us o qualsiasi altra cosa, vanno a fare una pubblicità positiva al gioco. E io vorrei contare veramente quante persone hanno comprato The Last of Us dopo aver visto la serie di Gabbo. Secondo me sono tantissime, quindi i creatori di The Last of Us, non capisco perché debbano bloccare il video quando comunque Gabbo gli sta facendo la pubblicità gratuita al loro video. È veramente un controsenso. Incredibile, come dice Gabbo, allora pagateci per trasmettere i vostri gameplay, allora così siamo contenti di tutti ancora di più. È una cosa veramente incredibile, non riesco a capire. Noi, per esempio, abbiamo uno strike su un video, no, uno strike, scusate, magari, cioè, se avevamo uno strike rosicavo tanto. Abbiamo una corrispondenza con terze di contenuti di terze parti su un video di 60 secondi per vincere. Infatti questa serie è momentaneamente sospesa perché la canzone del timer, quando ovviamente noi cerchiamo di fare la sfida in 60 secondi, guardate qua intanto, mamma mia come salvo quella scivolata. Comunque sto dicendo, la canzone di quando abbiamo il timer di 60 secondi è sotto copyright, quindi c'è arrivata un avviso che appunto c'è questa corrispondenza, e quindi ci hanno disattivato la monetizzazione. Per fortuna ci è capitato l'avviso più lieve tra tutti e tre i possibili, però comunque fa sempre un po' di paura, perché comunque dici, se qui invece mi davano lo strike, è comunque una cosa che uno sta, diciamo, con l'ansia ogni volta di dire, ma se io ho usato questa qua è coperta da copyright, io non posso andare ogni volta a fare 3.000 ricerche su Google e vedere se quella canzone o quella foto che io metto nel gameplay ha il copyright e posso essere passibile di uno strike o di qualsiasi sanzione che YouTube possa darmi. Quindi comunque, diciamo, brutta storia per YouTube, perché continua ad essere continua a andare in peggio invece di migliorare e venire incontro a noi YouTubers. E quindi io sinceramente, se ci fosse una piattaforma altrettanto valida come YouTube, la userei, insomma, perché non se lo meritano, non si meritano di avere gente come i più grandi YouTuber che abbiamo noi sulla loro piattaforma, non se lo meritano veramente. Il fatto è che non c'è una piattaforma all'altezza di YouTube e quindi non si può fare niente. Comunque, è tutto e io vi saluto alla prossima. Bella.